È un programma che noi ci siamo immaginati possa essere utile almeno a qualcuno di voi. Certamente non ai nostri soci fondatori che sono delle multinazionali, perché queste hanno già un loro programma a livello, diciamo, europeo e comunque anche nazionale di copertura del territorio. Ma noi ci siamo chiesti, basta per un'associazione che vuole un dialogo continuo con gli operatori, con gli integratori. Per questo dialogo continuo basta una giornata di convention come abbiamo fatto l'anno scorso, o un aperitivo o apero time all'ISE che anche si consuma in un'ora e mezza? O non sarebbe meglio avere in qualche maniera una continuità nel tempo e magari anche una copertura un po' più democratica, geografica, che non sia sempre solo limitata a Milano? Ecco, questi erano i problemi che noi avevamo, cioè il problema di comunicare e di avere degli incontri a livello istituzionale, ma anche a livello operativo, con gli attori del settore. Per rispondere a questo è venuta un'idea che noi abbiamo tradotto in un logo, che è quello che vedete qua, che si ispira a una strada e che è Sea on the Road, che è un progetto che noi abbiamo realizzato avvalendosi della collaborazione di connessione per quanto riguarda la parte di comunicazione, perché in questo progetto la parte di comunicazione è una parte, direi, essenziale. Sea on the Road è un programma di varie tappe, ne abbiamo in mente 5 nell'anno, che ci può portare in diverse parti, in Italia ma anche all'estero, sia per avere una presenza istituzionale dell'associazione, sia per offrire la possibilità a alcuni nostri associati o altri che speriamo si vogliano associare, di aumentare le opportunità di business. Quindi noi dal 6 all'8 febbraio siamo al CITEC, a Carrara, che è una fiera, un mercato molto verticale dedicato alla nautica. Quindi non stiamo parlando di cose a largo respiro, stiamo parlando di settori di nicchia. Però proprio in questi settori di nicchia certe volte è difficile per gli operatori essere presenti, perché uno dovrebbe essere presente dappertutto. C'è la possibilità di ospitare anche con un desk, con un piccolo stand, magari una fiera internazionale, degli operatori, degli associati della SIE in un'area che noi possiamo riservare sempre che la cosa interessi. Perché gli obiettivi sono quelli di offrire nuove opportunità di business. Noi pensiamo che possa servire a dare visibilità certamente all'associazione, ma noi dobbiamo dare opportunità di business agli associati, dare visibilità anche ai media partner, perché noi possiamo dare visibilità anche ai media partner, e provare anche a sperimentare cosa può succedere andando in mercato estero. È un servizio, vuol dire che noi pensiamo che questo può essere un servizio utile per il mercato in generale, per gli associati in particolare. Ma se non c'è una risposta, questo programma non continua. Cioè noi facciamo i programmi solo se voi avete un interesse a partecipare in maniera attiva.